quello là, un personaggio. You must be the legendary traveler. I've heard a lot about you. Oh, are you following the tournament too? Questo è un personaggio di Fontaine. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. I've been posted here to cover the King of Invocations Grand Prix. Since you've also taken interest in the tournament, how would you like to be a special contributor for my column? Of course you'll receive payment as a contributor, and your name will even appear in the credits. Quindi lei sta seguendo il Grand Prix del Chains Invocation. You're even acquainted with some of the contestants, right? Oh, ho, ho, I really do have an eye for insomma, anteprima di Fontaine già su schermo. Ok. Bello il design comunque. Exclusive inside scoop. Trailer? Hmm? Ecco qua. Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? Senti che musichetta! This is the King of Invocations Grand Prix. A card snatcher? How very interesting. C'è qualcuno che ruba le carte di Chains Invocation. Talent in TCG tournament as young prodigy best Favonian cavalry captain. Down on the ground the dice spin around, while high in the sky the sun shines bright. Praticamente c'è, ecco qua, Utao che gioca Genshin Invocation. Ullala. Humbly accept this duel. Pure cazzo. Yaemiko, ullala. The nerve. Saying that in the presence of me and A? Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? Eccola qua. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. Ecco, Kirara, Kirara. Too cold. I would be happy to play. Tournament? The tournament has already finished. E il torneo è già finito. I used forbidden hand at the opportune moment. Rest assured, there's no destination I can't deliver to. Thank you for choosing Komania Express. Ok, questa è la tizia di Amazon. Molto carina. Su YouTube trovate il kit di questo personaggio. E ricordiamolo, è 4 stelle. Guarda che bell'artwork. Ci hanno messo essenzialmente Kirara e Charlotte da una parte. There are so many huge mushrooms here. They're big enough to lie on. Rerun di Yoimiya confermata. Sicuro, guarda. Ah, praticamente lei lavora per un giornale di Fontaine e all'interno di questo giornale c'è Mona che scrive alcune cose, degli articoli, ok? E dato che si trova qui in giro, Charlotte sta seguendo questo Grand Prix da Genius Invocation. Quindi dato che questa competizione è internazionale, Charlotte farà il giro tutte le nazioni, ok? Ah, vabbè, questo è l'evento principale, Duel the Summoner Summit. Event game modes, including ci saranno ben 4 modalità di gioco diverse e si potrà ottenere Ibis Pierces, che è un arco nuovo. La prima modalità di gioco è a Tour of Wonders. After you complete the required challenges by navigating obstacles or defeating monsters, you'll be able to obtain commemorative stamps. Dovremmo essenzialmente fare una sfida di gameplay sconfiggendo nemici e tutto il resto. Okay. Poi 0 Hour Invocation. Unlike the official tournament matches, this format adopts a special rule set. Con delle regole speciali. Instead, you will have to build a deck by selecting cards out of the deck. Vedi, confermate le carte degli arconti. E qua dovremmo utilizzare dei mazzi con delle carte che ci vengono date da loro. Ancora una volta mi confermi, Oyoverse, che Genius Invocation non funziona. Mi spiace dirlo. Poi, Evermotion Mechanical Painting Invoker. Quello è quello dei puzzle che girano. Sì, dei meccanismi, niente di che. Earth of the Dice, ultima modalità. Questa è di combattimento e dovremmo utilizzare dei dadi per avere più bonus di danni, ok? E avremo buff randomici. Nulla di strano sotto questo punto di vista. Okay, it seems like these are some in version 3.7, there'll not Radiant Secrets.
Eccole qua, confermate le carte degli arconti. Ti ripeto, se non mi fai Raiden Shogun Rotta, io questa modalità di gioco non la tocco più. Non mi interessa l'evento, non la tocco più. Quindi, mi devi fare Raiden Shogun Rotta. Solo questo dico. Arena of Champions. And what'll be different about this mode? Glad you asked. In this mode, travelers must use their deck to duel against each other and accumulate a total of 5 victories. Ooh. As you can imagine, ah, questo è un evento PvP! Ullala! È un evento PvP! Devi fare 5 vittorie massime e puoi partecipare. Insomma, devi ricominciare da capo se vieni sconfitto dopo 3 volte. Ok. Allora, presentazione di Kirara. Ok. Lei è un personaggio dendro, 4 stelle, molto particolare perché si trasforma in un pacchetto Amazon, essenzialmente, e ti dà uno scudo che, ok, può andare pure bene. E oltre a questo, insomma, come vedete ha tutta l'estetica da cat girl, tutto quello che vuoi. Allora, lei utilizza una spada, personaggio dendro, e può fare la sua elemental skill per creare uno scudo. Tenendo premuto la sua elemental skill, entrerà nello stato di pacchetto postale, essenzialmente, che va a aumentare la sua velocità di movimento, la sua velocità per arrampicarsi e anche i salti che può fare, ok? E nonostante ha tutta questa migliorata velocità di movimento, di arrampicarsi e tutto il resto, consuma più stamina quando va ad arrampicarsi. Quindi fate attenzione a questo. E praticamente quando lei è in quello stato di pacchetto postale e va a scontrarsi contro i nemici, fa danno dentro. Questo è quando si va ad arrampicare. Molto carina questa cosa, eh? Assolutamente. Anche se, ripeto, cioè, non fai rendere il personaggio più veloce, però allo stesso momento consumo più stamina, quindi non lo so. Ok, quindi secondo atto della story quest di Yuemiya. Allora, io mi auguro che non sia una quest logorroica come la prima, perché la prima era noiosissima. Cioè, il personaggio è fantastico, ma la story quest era striper mega logorroica. Quindi, speriamo che avranno adattato un pochino tutte queste cose. Yuemiya e Yaemiko con Kirara! Allora, qua lo dico, dato che ho già Yaemiko C1, puliamo nel banner di Yuemiya per trovare Kirara, non per trovare Yuemiya. Ok, quindi va bene. Tra l'altro, strano che ci mettano il personaggio nuovo nella prima fase. Vedi che ti vogliono convincere a usare più palle. Katsua e Aleitam nella seconda fase. Minchia, avevano ragione. Avevano ragione quando dicevano di Aleitam. Nessuno se lo aspettava, ma è lì che l'avevano detto Aleitam. Ora, insomma, Kazuha è un personaggio molto più importante rispetto ad Aleitam. Però, dai, tutto sommato non sono male questi personaggi. Addirittura hang out con Kaveh, ok, va bene. Però non ha detto nulla dei banner arma, quindi avremo rerun delle armi solite. Ok, passiamo ai prossimi eventi Divine Ingenuity Collector's Chapter, che questo è quel tipo di evento dove tu puoi creare il tuo domain, una cosina così, quindi ok. Ti fanno vedere qua che puoi posizionare tutte queste cose. Addirittura puoi fare più stage nella stessa stanza, quindi fai livello 1, livello 2, livello 3. Okay. Puoi posizionare i nemici. La miseria. Cioè, di tutto all'interno di questo evento. Addirittura pure meccaniche di co-op. Ok. Va bene. A chi non piace invitare un amico e fargli perdere la testa all'interno del proprio domain? Cioè. Prossimo evento, Feast of the Departed Warriors. Questo evento qua, endgame 100%, perché dovremmo affrontare i boss dell'open world, che sono stra, iper, mega
power uppati, diciamo un pochino così. E essenzialmente avremo dei buff e dei debuff sia per i nostri personaggi che anche per i nemici. A me sono sempre piaciuti questo tipo di eventi perché qui puoi provare le tue build dell'endgame assolutissimamente. Poi certo, sono veramente complicati, però dai, siamo in endgame da ormai 2 anni, direi che ci può stare. Altro evento, Phase Trials, Hypothesis, ok. Ah, questo praticamente è quell'evento dove devi inquadrare tutti i nemici per fare più danno. Cioè, l'evento camera barra gameplay. E ovviamente qua non possiamo utilizzare i nostri personaggi, ma quelli che ti dà il gioco, quindi... personaggi trial a più non posso. Ora, io vorrei vedere un'anticipazione di Fontaine. Non so se lo chiuderanno così, vediamo. Niente? Attenzione, attenzione. Cosa sta accadendo? Pesciolini, pesciolini di Fontaine. L'avevano detto, l'avevano detto che potevamo immergerci e nuotare sott'acqua. L'avevano detto, eccolo qua che è arrivato. Dai, sarebbe stato brutto concludere senza far vedere un minimo di anticipazione di Fontaine. Bello, l'unica cosa che mi preoccupa di questa cosa è come dovremmo gestire la stamina, perché qua la stamina in questo gioco finisce subito, quindi cioè, se devi nuotare e puoi anche nuotare sott'acqua, secondo me sarà un pochino complicato. Però dai, bella conclusione per quanto riguarda questo stream della 3.7.